Parliamo di vibrazioni sonore. Tutto il nostro essere risuona al ritmo dell'universo. Il suono ha un potere fondamentale per generare emozioni positive, ma anche emozioni negative, quindi bisogna fare sempre molta attenzione a quando si maneggia il suono. Così come la voce, il canto, possono suscitare dentro di noi ricordi, vissuti, emozioni buone, ma al tempo stesso anche può avvenire l'esatto contrario. Quindi chi da anni si occupa come me di musicoterapia vibrazionale sa benissimo che cosa vuol dire approcciarsi a suono vibrazionale come suono terapeutico, suono che guarisce l'anima, guarisce da blocchi interiori, emozionali, ma anche blocchi fisici. Forse molti si stupiranno del fatto che una campana tibetana può rimuovere una contrattura. In realtà è così, perché noi siamo fatti per il 75% di acqua. Quando io percuoto una campana, vengono generate delle vibrazioni a lungo rilascio che vanno a smuovere proprio la parte, diciamo, fluida del nostro organismo. Piano piano penetra in profondità questa vibrazione e va ad allentare le contratture, così come anche i blocchi emozionali. È un approccio olistico a 360 gradi, quindi, che lavora sul piano spirituale, sul piano fisico e sul piano psicologico. È un trattamento che normalmente dura intorno ai 30 minuti e si viene avvolti proprio da queste vibrazioni benefiche, che hanno un effetto positivo anche sul nostro cervello, perché è scientificamente provato che questo tipo di vibrazione sonora va a stimolare le onde alfa, teta e delta, che sono le onde che controllano a livello cerebrale il nostro stato di sonno veglia, il nostro stato di calma e pace interiore. È un trattamento indicato per tutti. Io lo faccio sia per i bambini che per gli adulti, per gli anziani, persone che possono avere anche problemi di attenzione, persone che hanno delle malattie degenerative, quali per esempio l'Alzheimer, proprio perché va a ripristinare un po' l'ordine mentale. Spesso la nostra mente è confusa e questo genera dei malesseri a livello non solo psicologico ma anche fisico, e quindi andiamo a somatizzare dei dolori in alcune parti del corpo, proprio perché questo dolore non si riesce a esprimere, non si riesce a raccontare. Ecco che il suono ha un'azione adattogena, arriva dove serve e smuove e rimuove, come una sorta di doccia sonora vibrazionale che fa una pulizia completa. Vi aspetto in studio per provare questa meravigliosa esperienza e vi saluto con questi suoni.